Beh, penso che sia stata una bella partita. Questa cornice di pubblico qui a Cariati è stata molto bella. All'inizio sicuramente la squadra, la Juvenili, ha giocato di rimessa, ma ha giocato molto bene. Poi dopo l'uscita del nostro marcatore Chiappetta ci siamo un po' innervositi al rigore che l'arbitro ha dato. Per me l'arbitro ha arbitrato molto bene. Evidentemente noi siamo una squadra un po' così, un po' con i nervi poco, come dire, ci mettiamo subito nervoso. Poi sicuramente nel secondo tempo sul 2-1, nel secondo tempo non c'è stata storia, siamo rimasti in 8, ci siamo chiusi e quindi è giusto, è una squadra molto forte, il Cariati, è giusto il risultato di 4-2. Complimenti al Cariati. Un saluto a tutti gli amici di Creative Web. Niente, oggi è stata una partita difficile. Siamo andati sotto di 2 gol nel primo tempo, poi siamo riusciti a riprendere la partita. Erano 3 punti fondamentali perché noi siamo quarti in classifica, quindi dobbiamo cercare di mantenere il distacco dei punti col Cotronei e col Corigliano. Quindi, meno male che siamo riusciti a riprendere la partita. Adesso mercoledì abbiamo il recupero con la Garibaldina, speriamo di riuscire a fare altri 3 punti. Niente, ringrazio tutti i tifosi di Cariati che oggi ci hanno sostenuto fino alla fine, anche nel momento più difficile, e spero veramente che le prossime partite possiamo fare bene per poterci giocare i playoff e cercare di portare magari un po' di entusiasmo qui a Cariati per riuscire ad arrivare in eccellenza. Dispiace aver disputato una buona partita, soprattutto il primo tempo, e tornare a casa senza punti, visto che anche oggi, diciamo, nella prima parte avevamo fatto veramente un grande primo tempo, poi l'episodio del rigore, che alla fine ci può anche stare un po' generoso, ha creato, diciamo, un po' di nervosismo, soprattutto per qualche precedente che c'è stato in passato, diciamo, sempre con lo stesso arbitro, qualcuno ha pensato di perdere così facilmente la te, perché con la conseguente espulsione e il 2-1 chiaramente ha dato una spinta in più al Cariati per poter provare a rimettere in piedi questa partita. Ci è riuscito nella parte finale, poi il colpo finale, la mazzata finale è stata la seconda espulsione, perché rimanere in 9 uomini, soprattutto con la spinta che stava esercitando il Cariati, ha prodotto, diciamo, alla fine questo risultato che ci porta tanto rammarico, visto e considerato che la partita poteva essere condotta diversamente. Buonasera a tutti i tifosi del Cariati. E niente, oggi è stata una partita un po' difficile, il primo tempo abbiamo preso 2 gol subito sul calcio d'angolo, però poi subito abbiamo fatto il gol del 2-1 e lì secondo me è stato un gol importante, che siamo andati per entrare nel secondo tempo più tranquillo, che bastava soltanto gol. Loro sono entrati un po' in confusione, noi abbiamo approfittato questa confusione loro. E niente, volevo salutare tutti i tifosi per l'appoggio, che è stato importante. Grazie, grazie di tutto e niente. Alla prossima. Alla prossima.